Goldberg. Yaggity yak, yaggity yak. Ci risiamo, eccoci di nuovo qui con il nostro sottofondino. Mamma mia, ho accettato per la cronaca, ho accettato l'amicizia di Fabrizio Gui, non Gai, Gui e Mauro Golsan. Mauro Golsan era un mio vecchio amico, me lo ricordo, faceva il musicista, era anche uno bravo, un grande pianista. Caro Mauro, grazie per esserti fatto risentire, sono molto contento. E poi mi hanno scritto Bugiolà Chirino sulla Juve, Giovanni Desideri, Mirella Marinoni, Claudio Valeri, Giuseppe Lorai, Marco Morgante, Leonardo Canonico, Lucio Bertoncelli. Grazie ancora e andiamo pure. Dunque vi spiego che cosa voglio fare stamattina. In questi giorni il dibattito sulla donna, sullo stato, sullo stato, per così dire, della donna di fronte agli avvenimenti di questi ultimi mesi, ma anche di questi ultimi anni, si fa forte, duro e pressante. Allora, noi non potevamo non chiamare da Napoli la dottoressa, l'esimia dottoressa psicoanalista Paola D'Agnese, per provare a dibattere seriamente, ma seriamente proprio, sul ruolo della donna, sul ruolo dell'uomo di fronte a questi avvenimenti che vedono la donna, come dire, cioè è troppo facile dire tutto un troiaio. Una volta nel 77 c'erano le gonne lunghe, c'era il femminismo, dove è finito il femminismo, dottoressa D'Agnese? Io lo so, lei non lo sa, perché lei è ignorante. Noi la chiamiamo apposta per sapere, io lo so, ma lo chiedo a lei perché... Per chi vuole vedere, per chi vuole sentire. Ma dove sta? Dove sta incontanato il femminismo? L'avete visto per le strade. Beh, sì, certo, nell'ultima manifestazione che è stata veramente grandiosa. Ecco, cosa aspettate a farmi un'altra piazza, piazza del popolo? Cappelletti, ti devi togliere da dietro. Cappelletti, scusi, lascia stare la dottoressa, lei sempre appresso alle spalle. Sta sempre qua azzeccato. Stavo dicendo, per esempio, no? Facciamo un esempio, sto cappelletto, ma voi direte che c'entra, perché si è invaghito di quella, come si chiama? Minetti. Ma come? Sì. Non è innamorato di lei? Le sta sempre... Perché quello la vede là... È un suino anche lui, è un altro degli uomini che dicono... E allora niente, che si, invece di lavorare, quello invece ma come di fa a invaghirsi? Perché io gli do tutti questi soldi di stipendi, invece di perdo tempo... Ha scritto una piccola canzone, cioè, vabbè, ho dedicato sulle note di Maruzzella un piccolo due una strofina per la Minetti. Io gliela voglio ma non la vogliamo sapere. Ma chi se ne frega di Cappelletti e delle sue canzoni per la Minetti? Toi Minetti, te mise sta maglietta in gola e c'è mise in gola a noi sto dispiacere. E capo ci fai sbattere più forte l'onno quando c'è le scura prima ci dice sì, poi dopo ci fai morire. Ai minetti, hai visto Cappelletti, l'ho anche cantata. Ecco qua. Ma bella, vero? Complimenti. Sei sicuro che non l'ha scritta lei? Invece non me la no. No, l'ha no, scritta Cappelletti. Lei, dottoressa, non ha il coraggio di dire che scrive queste fetecchie. Cappelletti non Cappelletti. C'entra niente. Per passare a qualcosa di più junghianamente parlando. No, io voglio tornare proprio al tema basilare. Allora, cioè, ha visto questa esibizione della Minetti? Sapeste cosa c'è sotto? E la Terry De Nicolò che ha fatto parlare tutta Italia di questo ruolo della donna. È simpatica, no? Lei, per esempio, lei è bella oracchia. Lei, dottoressa, si ritiene bella oracchia? Io sono bellissima. Ecco, ma lei mi ha visto a me. Allora lei può uscire, quando io me la ricordo, sì. Io posso uscire. Allora io vorrei, per una volta, dica qualcosa in favore di qualche donna importante, no? Carolina, Giuseppina, chi sono questa gente? No. Simone Weil, per esempio. Era bella, era intelligente pure. Certo. Allora, Simone Weil, per esempio, suggeriva: bisogna sfuggire al contagio della follia e della vertigine collettiva, tornando a stringere per proprio conto, al di sopra degli idoli sociali e del potere, il patto originario dello spirito con l'universo.
Beh, lo questa so. L'ha detto una donna, Simone Veil. Io ho preso appunti, l'ho scritta, me la so scritta perché è bella. È bella. Sì, ma lei teorizzi junghianamente, non c'è più. Allora, junghianamente. Io qua questa qua che dice che bisogna essere leoni, le pecore stanno a casa, come dice quella? No, dice se siete racchi statevene a casa, sono quelle belle, potete andare in giro, vendiamo la nostra... Vendiamo la nostra... Allora, io così, junghianamente, io diciamo punterei un problema sull'ego, perché questo non è un problema donna uomo. Ma è un archetipo, dottoressa? Di un ego. L'archetipo dell'ego? Ego. Dell'ego. Qua Jung avrebbe detto... C'è un problema sul complesso centrale della consapevolezza dell'ego. Secondo me è così. Sì. C'è stata la fa. Sì, ma cerchi di stringere, allora, dirci qualcosa. Allora, adesso io le spiegherò. Lei non capisce niente, ma mi si è sentito. Sì, va bene. Allora, praticamente, lui dice... La consapevolezza dell'ego Jung, implica Jung la divisione dice, Jung, tra, non... tra soggetto e oggetto. Per diventare conscio, io devo conoscere ciò che sono, Jung sembra. Ho bisogno di percepire ciò che è come l'opposto a ciò che è qui. Mi sta seguendo? Sì, ma non gliela facciamo lei tanti. Mi sta seguendo perché non è inutile. Inoltre, chi vede la l'ego come un elemento necessario anche dell'intenzionalità. Ma voi di là del vetro, state capendo quello che dice? L'intenzionalità è importante. Ma lei è troppo difficile. L'intenzionalità. Allora, intenzionalità non solo, ma concentrazione e risolutezza. In che modo io e siamo riusciti a combinare qualcosa in modo che si potesse spiegare la risolutezza dell'ego? Ma ce lo dica in parole sue, qualcosa di più comprensibile. Cioè... Sì, ma... Guardi che c'è un nesso, lei lo vede. Ho capito che c'è un nesso, però la donna, allora, è il signore a casa, la casalinga la di Voghera. La signora a casa sta capendo, è lei che è deficiente. Allora, quando viene occupato dai contenuti dell'inconscio, sì, l'ego è sotto il controllo di altri complessi, sì, e quindi diventa insicuro, manipolato. Lei mi sta capendo, sì, io non lo vedo che lei mi segue. Ma io donne, penso alla Juve, sto pensando. Lei legge, sì, lei si distrae. No, cioè... perché lei sottovaluta il pubblico a casa. C'è un pubblico a casa, lei lo sa. Senta, le hanno scritto in questo momento sul Facebook: la dottoressa ci rallegra la mattina, ha un'inventiva eccezionale. Sì, ma lei è troppo concettuale. Ora, noi vorremmo dei concetti più. Dei concetti, ora. Sì. Dice Jung, sì. Allora l'ego, quando viene occupato dai contenuti dell'inconscio, è sotto il controllo di altri complessi, perciò viene manipolato e diventa insicuro. Quindi ciò che ma tutto questo riportato ego, riportato a Terry De Nicolò, tutto questo lei lo riporti, e come si chiama questa? Terry De Nicolò, lo riporti Terry De Nicolò, Terry... per pur brutto nome, vabbè, comunque Terry De Nicolò, cioè, proprio io adesso le dico proprio spontaneamente, sinceramente, sì, assolutamente e spassionatamente. Non arrivi ancora al dunque, mi dica provi per un attimo a uscire dal suo mondo alato e ma non è alato, Seburnia, il mondo suo è alato, dei conti e degli intellettuali e riporti allora, tutto allora, ciò io che io voglio dire un'altra cosa, allora lei vuole i piedi per terra. Simone de Beauvoir ha detto: una donna libera è l'assoluto contrario di una donna leggera. Questa è bella pesante, questa qua. Sì, eh? E tutto questo riportato a Terry De Nicolò? Terry De Nicolò. Allora, vogliamo concludere? Io concludo, Ma sì, ma provi a concludere, però l'unica faccia... cosa che io posso dire... Ma no, ma ci faccia capire bene, però, ce lo faccia capire bene. Concluda, però, faccia un riassunto di tutto ciò che ha detto in questa cultura alta e ci dica junghianamente che cosa pensa di questa vicenda, se no restiamo appesi, non capiamo... Benissimo. Dica. Allora, a me di questa vicenda... Sì. Non me ne fotto proprio. Lo sapevo, arrivederci. Perché? Per forza. Andiamo via, andiamo, Cristiano. Andiamo.